intitolata all'indimenticato presidente dei volontari di protezione civile della provincia di Sondrio, Walter Pilatti, fondatore del gruppo di Dubino, scomparso 2 anni fa, la sala del centro di coordinamento di Sondrio. La cerimonia, molto toccante, con la proiezione di una delle ultime interviste di Pilatti a Teleunica, ha visto la presenza di numerose autorità guidate dal prefetto di Sondrio, Salvatore Pasquariello. Sono qui a rendere omaggio a questa persona che a voi è tanto cara e che ha tanto seminato e costruito in questa provincia. Tantissime le tute giallo-blu presenti alla cerimonia, ma anche quelle arancioni della fondazione di AEM, a testimonianza della preziosa eredità morale e professionale lasciata dal capitano Walter Pilatti, sempre vivo nel cuore e nella mente di chi lo ha conosciuto. Vedere intitolare questa sala di protezione civile a mio marito Walter è una cosa emozionante. Lui ci credeva in queste cose, nel volontariato, specialmente di protezione civile. Quando lui parlava di protezione civile, gli si apriva il cuore immensamente. È come se fosse ancora presente. Cioè io ogni volta che mi dedico all'attività di protezione civile penso al Walter, perché è stata una persona eccezionale, cioè ha dedicato la sua vita, diciamo, il suo grande amore, a parte sua moglie, è stata la protezione civile. Beh, oggi è una giornata speciale per tutti noi, di grande commozione, per dire un grazie speciale innanzitutto a un amico della protezione civile, a un leader di questo settore, a cui da oggi viene dedicato il cuore della protezione civile provinciale. Da qui nasceranno i nuovi volontari, quindi da qui nasce e può nascere il futuro di un'avventura che lui ha iniziato. È una grande soddisfazione oggi inaugurare con tutti i volontari e le autorità del territorio la nuova sala assemblee, la nuova sala didattica intitolata al grande Walter Pilatti, che tanto aveva desiderato questa struttura. Walter Pilatti è stato un esempio da imitare, da seguire, un esempio che abbiamo tutti nel cuore. E quindi chi meglio di lui poteva rappresentare dentro questa sala tutto quello che la protezione civile rappresenta per noi. Il nostro amico Walter è stato il fondatore del gruppo comunale di Dubino, quindi è stato quello che ha dato il via assieme agli amministratori di allora al gruppo di protezione civile di Dubino. Walter è stata una persona importante per il mondo del volontariato, la protezione civile provinciale, ed era più che doveroso dedicare questa bellissima sala attrezzata a lui.